Ciao a tutti, oggi volevo fare un video dove spiego come registro un video e come lo preparo. Di solito io i video all'inizio mi scrivevo tutto quello che dovevo dire e pian piano lo dicevo davanti al telefono, perché registro col telefono, ma adesso ci arriviamo. Ma con andare crescendo nel tempo ho deciso che è più bello quando io parlo a ruota libera e non ho niente scritto perché sennò parlo come un robot. Quindi ora per registrare uso il mio telefono visto che non ho una fotocamera e per registrare uso questo telefono che ora nei commenti metterete in pausa e mi dite che telefono è. Questo, avete scritto? Questo è un Meizu MX5. È un telefono di marca cinese che l'ho comprato scontatissimo, usato su eBay, facendo ho avuto gran fortuna quel giorno. Vabbè, ora ho comprato questo nuovo microfono. Visto che mi avevate detto che l'audio non si sentiva molto bene col microfono, quindi ho deciso di prenderne uno da 10 euro con quattro spiccioli che mi sono ritrovato e credo che vada molto meglio ora l'audio. Per stabilizzare, diciamo, un po' di più i video, come in questo momento non sto facendo, uso dei cavalletti. Ne ho tre. Uno, due piccoli e uno grande, che li uso principalmente quelli piccoli per registrare in camera mia come adesso, come di solito, e invece quello più alto lo uso nell'altra stanza dove non c'ho un tavolo dove appoggiare un cavalletto. Quelli piccoli li uso anche per registrare, diciamo, i vlog che vado in giro, che mi trovo molto bene e ora ve li faccio vedere. Questi sono i tre cavalletti, non badate i miei calzini qui e anche di qui. Questi sono i tre cavalletti. Questo qui è quello più vecchio, che ho da molto più tempo, che mi ha prestato la mia famiglia ospitante, che è più alto, si alza fino a 125 cm. L'ha comprato la mia famiglia su Amazon e quindi non so quanto cavolo costi, però è fatto di alluminio, quindi non credo sia molto costoso. Questo è uno piccolo che usavo per registrare qui, ma come vedete non capisco perché là sopra non è. Ecco, non è più stabile, infatti si rompe. Si è rotto. Bella. Era già rotto di. Per sostituirlo ho cercato qualcosa di più adatto che è questo. Questo è anche un bel, diciamo, selfie stick che posso andare in giro e registrarmi la faccia. E è anche questo tutto snodabile, però vediamo se riesco con una mano. Sì, anche questo è anche snodabile. Sopra ho attaccato un adattatore per il telefono. Con il buchetto la vite 2/3 e questo è molto più stabile, diciamo solido rispetto a questo qua e si possono regolare un sacco di cose, però io non me ne faccio niente. Invece per editare i video utilizzo sempre il telefono, visto che il mio computer non è dei più recenti e non credo supporti un programma di editing. E quindi utilizzo un'applicazione che si chiama KineMaster Pro, qui vi metterò l'icona, e mi trovo, diciamo, benissimo per quello che devo fare io alla fine, solo tagliare un po' di video e mettere un po' una musichetta di sottofondo, è perfetto. Quindi questo era tutto sul come registro un video e noi ci vediamo al prossimo video. Se avete ancora domande, qua sotto hashtag calzini spaiati. E non so più cosa dire, ciao ciao!